come scrivere a un detenuto per email. Come si fa? Molto semplice. Si presuppone che il detenuto abbia pagato l'abbonamento e che quindi il carcere abbia, diciamo così, messo a disposizione un'email. Ricordo infatti che alcuni carceri italiani hanno un'email dell'istituto di pena dove si trovano i detenuti e quell'email viene utilizzata per ricevere la posta elettronica da parenti o amici di quel detenuto o di quella detenuta. Per scrivere ad un detenuto è molto semplice. Allora si apre la vostra email, scrivete un nuovo messaggio di testo e per quanto riguarda il mittente, cioè a chi mandate l'email, ovviamente il detenuto vi dovrà fornire l'email del carcere. È un'email che è unica, ovviamente, e che verrà messa a disposizione di tutti quanti quei carcerati, quei detenuti che hanno un abbonamento, hanno pagato l'abbonamento annuale o mensile per avere la possibilità di mandare messaggi email. Va bene? Ricordatevi che ogni detenuto scrive un foglio di carta passato dall'amministrazione del carcere che la scannerizza e poi viene mandato in PDF alla persona. Quindi nel reparto A al mittente, al destinatario, bisogna mettere l'indirizzo di posta elettronica del carcere. Per quanto riguarda, cosa fondamentale, nel titolo del messaggio non bisogna mettere ciao amico come va oppure voglio sapere come stai. No, bisogna mettere nome e cognome del detenuto a cui volete scrivere, oppure prima nome, prima cognome oppure nome, ok? Quindi o prima nome e poi cognome, o prima cognome e poi nome del detenuto o della detenuta a cui volete andare a scrivere. E nel messaggio di testo chiaramente il testo del messaggio, quindi che ne so, ciao Francesco, come stai? A che hai fatto oggi? Ti scrivo questa lettera perché voglio sapere e via di seguito. Dopodiché basterà cliccare su invia il messaggio e il messaggio verrà inviato. Di solito trascorrono 24-48 ore affinché l'istituto di pena possa poi mandare, o meglio dare, la vostra lettera stampata al detenuto o alla detenuta e poi il detenuto vi risponderà con un foglio di carta che verrà scannerizzato dall'istituto di pena, dal carcere, e vi verrà mandato in PDF nella vostra email. Punto e a capo. Bene, in genere ricevete un messaggio del tipo: il signor Tizio Caio le ha risposto, le ha mandato un messaggio che lo può leggere direttamente a questo link. Vi è andato un link da aprire, forse in PDF, oppure direttamente l'ha legato in PDF la lettera di risposta del detenuto o della detenuta. Beh, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, una buona giornata a voi.